bentornati amici Lorenz in der Schweiz, io sono Lorenzo Pardini, oggi sono qui con il mio ospite che tra poco vi presenterò, parleremo di tante cose interessanti, ma prima guardiamoci la sigla di Lorenz, lo sponsor di questo video e poi torniamo subito e andiamo con la sigla. Bene amici, prima di proseguire volevo introdurvi lo sponsor di questo video, cambiavalute.ch. È un servizio online di cambiavalute euro-franco, franco-euro, con il miglior tasso di cambio di tutta la Svizzera. Ho provato personalmente a cambiare il mio stipendio in euro e vi posso assicurare che ho risparmiato fino a 116 franchi rispetto al cambio della mia banca. Inoltre è un servizio sicuro perché tutte le transazioni avvengono tramite servizi bancari e i soldi non vengono persi. È trasparente perché non ci sono commissioni o costi aggiuntivi, cosa che invece avresti con altre banche. In più ricevi i tuoi soldi direttamente sul tuo conto bancario, quindi non devi andare allo sportello bancario o fare altre cose. È un servizio perfetto per i frontalieri che ogni mese devono cambiare il loro stipendio franco-euro. Però è anche indicato per chi risiede in Svizzera o per chi possiede un'azienda. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione sotto il video. Bene amici, bentornati in Lorenz in der Schweiz. Io sono Lorenzo Pardini e sono qua con il mio ospite Maurizio Nappa. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Tu Maurizio, allora, sei nato a Napoli, hai studiato, hai fatto specializzazione a Pisa e poi dal 2008 vivi qua in Svizzera ad Orgen, che è il cantone sì, di Zurigo. Sì, canton Zurigo, sì. E hai tenuto anche da poco, visto la cittadinanza svizzera, passaporto svizzero, sì. Tra cui leggevo proprio sul tuo blog che nel gennaio 2021 avevi mandato una lettera a Repubblica per parlare un po' di questa odissea per ottenere la cittadinanza, però alla fine è andato tutto a lieto fine. Alla fine è andato tutto bene, ma è stato molto più lungo del previsto, cioè una legge cantonale del 2017 che prevederebbe che il percorso per l'ottenimento della cittadinanza duri al massimo 24 mesi, nel mio caso è durato 31, ma comunque ho il passaporto, quindi adesso non mi lamento più. Io ho visto, ho controllato, ci sono tre modi per ottenere la cittadinanza svizzera, tu praticamente l'hai ottenuta per naturalizzazione ordinaria, cioè 10 anni di residenza. Sì, io ho fatto domanda dopo aver vissuto qui per 10 anni, ci sono dei requisiti che bisogna avere per poter presentare la domanda. Il primo è quello di aver vissuto in Svizzera per almeno 10 anni. Però 10 anni, io ho capito, nello stesso comune, giusto? Perché se tu lo cambi... Gli ultimi tre devono essere nello stesso comune. Quindi su 10 anni, 7 anni in Svizzera, gli ultimi tre nello stesso comune. Sì, poi ci sono... bisogna dire che il processo è gestito molto dai comuni. I comuni hanno... sono forse la forza motrice per questo processo, quindi la storia di una naturalizzazione non è uguale per tutti, dipende molto da dove si fa domanda e quali sono le regole di quel comune. Quindi io vi posso raccontare un po' le regole base e come è stato a Orgen, ci possono essere delle differenze. Quindi sì, il primo requisito è vivere qui da almeno 10 anni, possedere il permesso C. Sì, il permesso C, però negli ultimi 5 immagino, perché si parla sì, di un permesso C, B, esatto. Poi si rinnova, diventa un permesso C che prende una residenza quasi permanente. Sì, una residenza permanente che va poi riconfermata. 25 anni rinnovata. Sì, poi la differenza principale tra B e C sono le praticamente le tasse alla fonte, perché nel B le paga il datore di lavoro, invece il C le dobbiamo pagare noi. Sì, esatto, questo è vero. E bisogna anche dire che però il permesso C dopo 5 anni è per noi comunitari, non è che per tutti, sì, sì. Non tutti gli stranieri ottengono il permesso C dopo 5 anni, noi stiamo parlando da italiani. Sì, da europei. Diciamo. Esatto. E gli ultimi 3 anni bisogna averli vissuti nello stesso comune, ci sono dei comuni che mettono delle regole aggiuntive, tipo più anni, più di 3, nel caso di Orgen non c'era anni. Questa, era 3 anni, però io avevo comunque vissuto sempre a Orgen, quindi nel mio caso non era un problema. Bisogna anche non aver mai usufruito di assistenza sociale, quindi non aver usufruito dei servizi sociali svizzeri, bisogna aver ovviamente pagato sempre le tasse, quindi ci sono tutte queste... La fedina penale deve essere pulita. La fedina penale deve essere pulita, ovviamente, ci sono tutte queste prerequisiti, questi documenti da presentare che attestino tutto questo. E
bisogna anche saper parlare la lingua del cantone, quindi nel nostro caso il tedesco, a un livello almeno B1. B1, quindi, ma poi tu quando chiederai il passaporto farai un esame scritto orale, cioè, o c'è solo l'esame, come dicevano noi, di educazione civica, geografia, dove ti chiedono, non so, come si dice Ticino, Tessin in tedesco, qual è il monte? Allora, nel mio caso c'era solo, io ho fatto solo l'esame di, diciamo, di storia e cultura, quello che si chiama Gesellschaft qui, okay. Perché avevo fatto degli esami di tedesco, avevo gli esami del Goethe, avevo il Goethe Certificate fino al C1, quindi io ho allegato questi documenti e non ho fatto alcun esame di lingua. Chi non può provare con degli attestati la conoscenza della lingua deve fare un esame di lingua al comune e che attesti che sia di livello almeno B1. Quindi nel mio caso io questo non l'ho fatto, ho presentato però tutta questa documentazione, la documentazione si presenta al cantone, l'ho presentata nel settembre 2018, il cantone mi ha risposto 3 settimane dopo dicendo che andava tutto bene e quindi passava la pratica alla Gemeinde, quindi al comune di Orgen. E lì ho aspettato tantissimo fino al giugno 2019, dove sono stato finalmente convocato per l'esame scritto, dove dovevo mostrare che praticamente conoscevo un po' la vita in Svizzera, quindi la cultura. Sì, perché tanti sono bocciati perché non sanno dire in tedesco Ticino, non sanno se gli fanno le domande sulla geografia, i monti. Sì, chiaramente mandano dei libricini da studiare, quindi voglio dire, ci si prepara, okay. non è una cosa... Cioè non è un quiz a sorpresa. No, non è un quiz a sorpresa, devo dire che nel mio caso io più del 50% delle cose che c'erano scritte le conoscevo già perché vivendo qui le avevo imparate. E ecco che arriva il caffè, un bel caffè eritreo, quindi siamo perfetto, grazie. Voilà. Grazie. 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 Ecco qua. Okay. Okay. Ah sì, grazie. Voilà. Perfetto. Grazie. Grazie. Ragazzi, il caffè eritreo è proprio buono e ve lo consiglio. Sì, quindi non è stato per me particolarmente complicato perché ho dovuto imparare solo il resto, però come erano fatte? Ho avuto 3 libricini, il primo era quello sul funzionamento della Svizzera come Stato e quindi c'era la storia, c'era la geografia, c'era il sistema politico, il concetto di referendum, di votazioni, tutte queste cose qui, la religione, il sistema scolastico, le assicurazioni. E su questo io ho dovuto rispondere a 35 domande. Okay. Nel test mi hanno dato un'ora, mi sembra un'ora o 1 ora e 10 minuti, qualcosa del genere. 35 domande erano sulla Svizzera. Molte a risposta multipla, alcune erano a risposta aperta, quindi bisognava scrivere. Ce n'erano altre 10 sul cantone, quindi un'altra brochure era sul cantone, lo stesso concetto, storia, geografia, come funziona il cantone, quindi il sistema politico, quanti parlamentari cantonali ci sono, così. E le ultime 5 sulla Gemeinde, su Orgen. E ho risposto, dopodiché non ho saputo più nulla per diversi mesi. Poi sono stato convocato per una intervista a Orgen, quindi con il sindaco, quello che insomma il Gemeinde Presidente. Cioè, sono domande personali o... E bisogna mostrare la motivazione, perché avendo superato quelle sull'integrazione, quindi avendo dimostrato che sono integrato, insomma che conosco la vita storia, in Svizzera, gli usi, i costumi e tutto. Sì, e anche soprattutto la parte per me importante era quella politica, perché insomma io volevo votare, insomma sono qui, pago le tasse, voglio anche potermi esprimere. E una volta dimostrato questo, loro vogliono capire perché vuoi diventare svizzero. Diciamo che non è stato facilissimo a Orgen, perché Orgen è gestito dalla SVP, quindi quello che in italiano si dice UDC, insomma il partito di destra. Quelli che fanno un po' la guerra anche in Ticino e frontalieri. Esatto, quelli che insomma gli stranieri non è che proprio li amino tantissimo. L'intervista purtroppo è stata in svizzero tedesco. Io non lo parlo, gliel'ho detto subito, ma mi hanno detto, beh, però ci capisci. E quindi loro parlavano svizzero tedesco e io rispondevo in tedesco. Quindi è andata un po' così. Comunque è andata bene, volevano sapere un po' di me, la mia storia, il mio lavoro, la mia appunto integrazione in Svizzera, chi conoscevo, Orgen, come
quindi insomma un po' di me. È andato tutto bene, da lì hanno detto ok, è tutto a posto, passeremo la pratica a Berna. In realtà c'è stato poi un lungo periodo, sì, perché poi è cominciata la pandemia, insomma, alla fine il mio passaporto è arrivato a marzo 2021, quindi dal novembre 2019 io... Più di 24 mesi. Sì, all'inizio del 2020 ho ricevuto la lettera che tutto era andato bene, che quindi passava alla fase successiva. Ma poi per vedere veramente il passaporto io lì non ho dovuto fare più niente, ho dovuto soltanto pagare la tassa Organ, la tassa a Berna e poi la tassa al cantone, ma ho dovuto aspettare essenzialmente fino al marzo 2021. Da marzo sono cittadino svizzero, quindi ho cominciato anche a votare, nel frattempo beviamo il caffè se non si fa freddo. Alla salute. E quindi svizzero. E quindi sì, la cosa bella di avere il passaporto svizzero, che chiaramente possiamo conservare quello italiano, questo grazie insomma alle regole italiane, sì, quindi c'è la doppia cittadinanza, è un arricchimento e chiaramente ho cominciato a votare, non solo. Il diritto appunto di diritto di voto attivo e passivo, ma anche obblighi, cioè prestare il servizio militare, però immagino la tua età non sei obbligato. Io non ho più l'età per il servizio militare, sì, per i ragazzi, giovani, sì. C'è questo obbligo di 3-6 mesi, anche io ho capito. Sì, e poi si può svolgere in maniera diversa, si può fare tutto insieme, oppure c'è un richiamo di 3 sì, settimane ogni anno e questo va avanti. È una cosa che ho notato, come c'è in Italia, cioè se tu stai in un cantone tedesco ti mandano in un cantone svizzero, cioè un cantone francese, non un cantone italiano, cioè in Ticino, cioè non ti mandano, non rimani qua nel canton Zurigo a farlo. No, vai, ti sposti, però ricordiamoci anche che la Svizzera insomma sì, è grossa come la Lombardia, quindi comunque non sono queste, non è come nel nord Italia andare in Sicilia o dalla Sicilia andare in Lombardia. No, infatti non è particolarmente complicato, ovviamente c'è anche la possibilità di svolgere il servizio civile, quello che insomma ci teniamo a dire è che in Svizzera il servizio militare è ancora obbligatorio. Che quindi, però alla fine può essere anche un arricchimento proprio, perché poi la Svizzera, più che altro essendo una nazione, è sempre stata neutrale, cioè c'è servizio militare. Ma non è pacifista. No, non è pacifista, infatti, è neutrale. Infatti quando si va all'aeroporto si gira, io lo vedo anche a Kloten vicino all'aeroporto, ci sono le caserme con tutti i mezzi militari, ogni tanto in autostrada vedi il mezzo militare passare, quindi comunque i militari, anche quando sei a stazione, vedi i militari che tornano dal servizio, che sono vestiti da militare, sì. Ci sono, li vedi. Sì, sono. Quindi per ricapitolare, allora, a livello di costi, quindi dovrebbe essere 24 mesi, quanto hai pagato per tutti questi documenti? Ma questo poi dipende anche qui, io ne ho sentite di ogni, io nel mio caso in totale un po' meno di 2500 franchi dall'inizio alla fine. Non è una cifra eccessiva comunque. E so che ad alcuni va peggio. Sì, io ho sentito anche alcuni 5000 franchi. Quindi, ecco, nel mio caso è andata più o meno bene. Così, sì. Allora, la cittadinanza si può ottenere in tre modi, quindi filiazione, paterno materna, quindi lo stesso ius sanguinis, e che è diverso dagli ius soli, che magari c'è dalla nascita del paese, che c'è in America e in altri paesi, che anche in Italia non esistono gli ius soli. No, infatti. Quindi, poi naturalizzazione, come nel tuo caso che è ordinario, cioè agevolata per altri motivi. Reintegrazione, quindi se si è persa la cittadinanza si può ritenere in certi motivi. E poi l'ultimo è adozione da parte di un genitore svizzero, quindi se sì. I genitori sono svizzeri c'è anche questa possibilità. Poi c'è anche il matrimonio. Sì, che il matrimonio infatti è un'autorizzazione. Non dimentichiamo. Rientra appunto in un'autorizzazione però agevolata. Sì, è sempre una naturalizzazione. Perché avendo il marito o la moglie svizzeri c'è il processo più veloce rispetto a una ordinaria, sì, cioè ci vogliono meno di 10 anni. Non fanno nemmeno l'esame, però infatti io conosco un amico che è sposato con questa cittadina svizzera, cioè lui aveva il permesso B, adesso si è sposato, però non è che lo tiene in automatica, otterrà un C e poi dal C arriverà al passaporto in meno di 10 anni. Però ci saranno comunque degli accertamenti, sì, quindi la polizia andrà in casa, farà comunque delle domande, delle interviste, ma non verrà chiesta la storia sì, o la verrà geografia. Chiesto, come si dice Ticino Tessin in tedesco, che tanti cadono su questa domanda. Però. O comunque, non so, nel mio caso c'era la domanda sul monte più alto del Canton Zurigo, il Canton Zurigo non ha grandi montagne, quindi
ecco, questo non verrà chiesto, ma è una naturalizzazione sempre, soltanto che è agevolata, è un po' più semplice. Perfetto, allora Maurizio, io ti ringrazio per averci fatto compagnia oggi, per questa bella intervista, con questo caffè etiope africano che ci siamo gustati sì. Molto, molto felicemente. Se grazie avete... a te, grazie a voi per aver ascoltato. Quindi, se avete curiosità, scrivete a me o a Maurizio sul suo blog puppeceblog.it, che è sempre, sempre attivo, risponde sempre. Volentieri. Allora, quindi grazie di tutto, iscrivetevi, seguiteci e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, grazie. Grazie. Facciamo un brindisi a noi col caffè etiope africano. Alla salute. Beh.